Finalmente la vittoria del Parma, finalmente contro la bestia nera Ternana che sembrava il Real Madrid contro di noi, finalmente si vince, meno male, con un primo tempo che ho detto di nuovo se siamo con i fantasmi dell'anno scorso, con la Ternana, perché pronti via, errore di, praticamente di Osorio, traversone di, mi sembra, di Falletti o di Corrado, e gol di Raimondo, che bisogna fare i complimenti a questo ragazzo che gioca in una squadra modesta, scarsa come la Ternana, non me ne vuoi i tifosi della Ternana, eh? E, però lui è un buon giocatore. Subito in svantaggio, subito il calcio della squadra si è visto con un strepitoso Dennis Manson che pareggia, la potevamo già praticamente già passare in vantaggio già nel primo tempo, ma Mann si è divorato praticamente un gol, l'altro con sempre Mann, e poi nel secondo tempo le geometrie di Cipriani hanno fatto riferimento a un gol strepitoso, un giocatore che è rinato, era fuori rosa, secondo me è il giocatore a centrocampo uno dei più forti che abbiamo, deve giocare lui titolare insieme a Esteves, poi insieme a Bernabé, meglio di Hernani Destroso, abbiamo trovato l'acquisto di gennaio. L'unica pecca secondo me, che Pecchia oggi l'ha vinta anche lui, perché il primo tempo me e la difesa non mi è piaciuta per niente, appena è uscito di Chiara è entrato Koulibaly, tutta un'altra musica, non ha fatto più niente nel secondo tempo, cosa che nel primo, a parte il gol, si è mangiato anche un poco casa sola, bisogna dire, e meno male che e poi vabbè c'è stato il grande intervento di Cicciola al 93esimo su calcio d'angolo. Comunque bene così, Parma campione d'inverno, benissimo così, e ora si va a Brescia e si deve vincere. Per chiudere, 41 punti, forza Parma, vamos, abbiamo battuto la nostra bestia nera, la Ternana.